6 di Augusta, se Antonio Conticello è con noi da Milano. Antonio Conticello 25 anni fa era una promessa ad Augusta, ha fatto teatro con noi, ricordi Antonio, abbiamo fatto una stagione teatrale intensa quell'anno, 1989. Adesso ti sei sistemato bene a Milano, no? E stai realizzando anche in tour il tuo lavoro tratto dal tuo romanzo, la scalata della, giusto? Della piramide di Sale. Esatto, ecco, allora come va? Intanto 6 di Augusta, sei. Che cosa ti suggerisce questo gruppo, questo nome, questo titolo? Cosa ti viene in mente? Ma mi vengono in mente tante di quelle cose che dovremmo stare qui ore e ore e ore a raccontarle, perché comunque tutta la mia vita è stata dettata dalle cose belle che insomma Augusta mi ha proposto, ma tutte, anche diciamo anche i viaggi che facevo quando dovevo andare al Giono con l'Augustana Trasporti, messo lì come le sardine. Mi ricordo fare... tanti di Giuliana, Augustana Trasporti ormai è sepolta. Andavi a Siracusa? Sì, al Giono. Vabbè, poi ti sei laureato in architettura, giusto? E poi sono laureato in architettura, sì. No, comunque ecco, sei di Augusta, se sono di Augusta, se ricordo e continuo a ricordare piacevolmente tutto quello appunto che ho vissuto e che mi ha regalato la città. E che cosa ti ricordi di bello di questa città che stiamo tentando di rivitalizzare, rivalutare, insieme a un gruppo, appunto tutti quanti dal basso, addirittura con una ragazza che è la musa. È una musa di Reggio Emilia, pensa, la musa che abbiamo in questo momento qua, Francesca Denunzio, che ti saluta. Ti saluto anch'io. Bene, e addirittura abbiamo realizzato anche un video, Mariangela Scuderi, di un'altra associazione, ha realizzato un video in cui addirittura cerchiamo tutti di fare happy, sai, balliamo, io mi sono cimentato nel ballo del signore. Cacciavo le mosche, sembrava uno scimpanzé, ma comunque l'idea è quella di essere divertenti, divertire, di stare insieme in allegria. Ma Giorgio, spero tanto che il balletto che tu hai fatto lo abbia fatto frontalmente e non di profilo. Certo, frontalmente di profilo, sai, è un po' importante, il profilo è importante. Vabbè, ma anche tu hai il profilo forte, giusto? Vabbè, insomma, diciamo, ancora mi mantengo, cerco di tenere ancora botta. E allora, di Augusta di 25 anni fa, cosa ti viene in mente? Mi vengono in mente tante cose e ritrovo un po' in questa iniziativa anche, e non solo in questa, ma parecchio fermento, così come lo era un tempo. Certo, mi ricordo delle vasche dove bisognava fare a spintoni per fare un passaggio da Piazza Duomo sino a Benetton, insomma, ecco, quindi mi ricordo la via Principe Umberto, la via Garibaldi, la piazza gremita di gente, ma sai, queste cose sono un po' dappertutto, si sono svuotate le piazze, i corsi, proprio per quello che la tecnologia anche offre. Noi adesso stiamo dialogando con Skype, 25 anni fa forse non avremmo era fatto un sogno, certo, nemmeno una telefonica avremmo infatti. Però ecco, l'idea è quella di ritornare almeno a rivederci come un tempo, ad stare insieme, non solo in Ciomberto, in Piazza Duomo, a cercare di riannodare le vecchie amicizie che si formavano, si rinsaldavano sul corso. Qui abbiamo diverse persone, tutti coloro che stanno in qualche modo realizzando questa attività sono impegnati nel sociale addirittura. Antonio, abbiamo avuto un problema, ci sei? Antonio? Forse è anche telefonico. Antonio? Senti, abbiamo avuto un'interruzione. Riprendiamo, poi magari si fa il montaggio naturalmente.
riprendiamo, diciamo, il gruppo che ha realizzato questa manifestazione. Non ho capito. Antonio, togli il mouse per piacere, lo togli che si vede. Mouse, si vede il mouse? O c'è, forse non si vede bene l'immagine. Antonio, la tua immagine non si vede bene, forse togli il mouse. No. Non lo so. L'icona del mouse, sì. L'icona del mouse si vede. L'icona del mouse. Così mi dicono, io non riesco nemmeno a vedere perché sono a distanza. E non ho nemmeno gli occhiali in questo momento. Io non so che icona c'è. La freccia sul monitor, la freccia. Ah, la freccia. Così. Boh. Allora, aspetta. Aspetta, Così. Così va bene. Adesso va bene? Va bene così? Va bene o no? Va bene, l'hai tolta, dicono che va bene. Allora riprendiamo dal punto in cui si diceva che questa associazione spontanea vuole rivalutare appunto Augusta e impegnarsi nel sociale. Tu hai parlato della piramide di sale perché ricordavi quando c'erano le saline, no, si andava a prendere il sale. Adesso le saline non sono più, abbiamo un lungomare che in realtà è un lungo fogna. Tu hai sentito, hai visto, sei venuto anche di recente, ti sei reso conto, no? Le tue narici non sono riempite dell'odore del salmastro, ma dall'odore delle fogne, purtroppo. Abbiamo un lungo fogna che risale a tanti anni fa. Allora, la tua reazione, ormai sei un milanese, se stai a Gallarate, ma insomma, sei un nordico o a metà, a mezza botta o a tutta botta? Io non sono un nordico. No, da premettere una cosa, Giorgio, che quello olezzo di cui tu parli, io lo respiravo fin da ragazzino, perché casa mia si affacciava sulle saline, per cui ti lascio immaginare quando passavano dalla fase di acqua, insomma, con le vasche piene d'acqua, quando si essiccavano. Quindi diciamo che, sai, non trovo molto differenza. Infatti, allora. Però questo, sai, un po'. Qualche salina però ancora c'era, no? Sì, certo. No, ma io non vorrei entrare un po' nel discorso di quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, eccetera. Non mi piace. Cioè, io posso dirti che Augusta la ritrovo sempre piacevolmente. Perché è vero, forse gli spazi si vanno sempre più ad assottigliare, no? Per quello che possono essere le cose belle, ma io sono sicuro, così come appunto c'è questa associazione, così come tantissime altre realtà, l'attività è creata da Mauri Italia, quindi per quanto riguarda il teatro, le varie compagnie, il fervore di uno Sciortini Film Festival, gruppi musicali, cioè c'è fermento. C'è Abbiamo un vivaio, un fermento, sì, è vero questo. È veramente tanto, tanto, tanto. E quindi è come se ci fosse, Giorgio, una bolla, no? Come se ci fosse una bolla proprio sotto che vuole esplodere. Sono certo che un volano culturale è un volano interessante per un rilancio, perché parte tutto da lì, un rilancio economico. Giustamente mi si dice che la situazione, come so per fortuna, so grazie ai mezzi appunto anche di comunicazione, che la situazione non è del tutto brillante, ahimè, ma questa bolla non può far altro che dare un impulso e far veramente venire fuori allo scoperto, così come piano piano sta accadendo, di tutta una realtà, di un sottobosco che può dire la sua. Anche questa iniziativa è a testimonianza ed è sta alla testa di una, definiamolo, movimento culturale artistico in senso lato, ecco. Sì. Quello che a me preme dire
è che forse ci vuole una progettualità in tutto questo, no? Ci vuole una progettualità che non è facile, non è semplice. Io da esterno, se così posso dire, quando vengo mi piacerebbe tanto poter dare delle indicazioni così, ma per quello che ho vissuto io, per l'esperienza che ho maturato, senza nessun tipo di presunzione, cioè mettere a frutto quello che io ho potuto sperimentare stando, come dicevi tu, qui al nord, no? Certo, ma certo. Perché, sì, ma perché poi alla fine fai esperienze, ti confronti con altre persone, con altre modi di vedere le cose. E poi accennavi prima, vabbè, io ho fatto la televisione, l'ho fatta tra virgolette dietro le quinte, e a volte anche venendo un po' allo scoperto, però sinceramente sì. Lì ho veramente lavorato tanto e ho imparato tanto. Certamente un'esperienza che ovviamente poi uno accumula e deve poi anche questa qui servire anche agli altri. Sì, bravissimo. Ecco, del resto tu hai accennato prima a questo vivaio, tu hai detto sì. Un sottobosco, io direi un vivaio pieno di talenti. Avevamo sì. Ad Augusta un Kursaal, e tu lo sai che adesso va sempre più a degradare. Ebbene, nel 1948 gli amministratori di allora concessero il terreno demaniale perché, a condizione che ci fossero gli spettacoli e venissero le compagnie di giro, e difatti vennero compagnie come quella di Ugo Dognazzi, di Wanda Osiris, pensa un po', 48, 49, 50, cioè in quegli anni ci fu una progettualità, come hai detto tu, che oggi purtroppo non si è avuta e non si può avere perché si pensa ad altro. Va bene Antonio, qual è il ricordo più bello di Augusta per te? Il mare, le saline, cosa dici? Il tuo primo amore? Non lo so, una battuta. Sicuramente il mare, la scogliera, il faro, gli scherzi, le scampagnate, i lunedì di Pasquetta con i motorini, le partite di calcio per scavalcare il filo spinato al campo della Marina Militare lì sul mare. E non c'è più adesso. E infatti, cavalcare la recinzione del vecchio campo Fontana per giocare al mattino tra scuole medie, insomma, tra tornei di scuola media, andare a campagna d'Ozzusciano, insomma, per cui andare a mangiare arance, limoni e mandarini a Tinchite, insomma, ecco, quindi. E poi, vabbè, le goliardate, i primi amori, perché no? Allora, ecco, Antonio, un suggerimento. Tu hai messo in scena il tuo romanzo sul piano teatrale, scenico, proprio rappresentativo, in carne e ossa. Adesso perché non pensi a un film? Ecco, pensa a un film, a una fiction televisiva oppure cinematografica, in cui magari questi ricordi possono affiorare e diventa Augusta una location per questa situation comedy addirittura. Potremmo fare addirittura, pensaci, riflettici, e poi magari ci rivediamo qui, no, a impersonare, se vuoi, anche noi stessi. Ti va? Va bene. Allora un applauso dalla piazza, grazie ad Antonio Conticello per Sei di Augusta. Sei, certo, bene, sono di Augusta sempre. Grazie Antonio. Sei di Augusta sempre. Bene.